siamo con gli Incredibili 4 che comincio a presentare uno per uno. Sono i doppiatori italiani del film di Brad Bird, Ladies First. Cominciamo dalle signore. Beppe Vio, eccoci Beppe, vieni. Beatrice, la conoscete tutti, ha solamente vinto 6 medaglie d'oro dal 2014 ad oggi. Ciao Beatrice. E quindi è una schermitrice straordinaria e dà la voce a un personaggio molto molto interessante. Ok, poi reduce dall'incredibile successo mondiale del primo Gli Incredibili, l'unica, incommensurabile, vera, come mi ha detto ieri, sono quella vera, Amanda Lear. Yeah. E in originale Edna Mode, come sapete, è alla voce di Brad Bird. Noi e i francesi abbiamo Amanda, e mi sa che ci andava molto meglio. Ok, poi dopo ha lavorato con Bernardo Bertolucci, Damiano Damiani, Sergei Bondarchuk, addirittura è stato grandissimo nella grande televisione italiana di tanti tanti anni fa. Orso Maria Guerrini, vieni Orso, eccolo, grandissimo. E recentemente ha prestato soccorso a Matt Damon in Born Identity, nel primo film, vi ricordate? Stava in acqua a mollo e Orso arrivava e lo prelevava dal mare. Ok, allora, e poi, last but not least, alcuni lo chiamano il Cary Grant della televisione italiana, è nato in radio, ma sta esplodendo anno dopo anno in televisione, Tiberio Timperi. Prego, Timperi. Ok. Allora, io faccio subito la prima domanda, quella più stupida e scema, e cioè, ci potete dire qualcosa immediatamente del vostro personaggio negli Incredibili 2? E voilà, e quindi cominciamo sempre dalle signore, e poi da Amanda, e poi Beatrice, e poi Orso, e poi Tiberio. Prima di tutto, voi avete visto il film. Allora, il personaggio di Edna, che era già nel primo Incredibili 14 anni fa, è un personaggio secondario, infatti è l'unico del film che non ha superpotere, perché tutti hanno superpotere, sono tutti supereroi, lei no. E dunque il personaggio è secondario, però è importante perché è lei che rifà il look ai supereroi, insomma le veste. È un personaggio un po' ispirata a queste tipe che esistono nel mondo della moda, tipo Anna Wintour, ste signore un po' prepotente che sanno tutto meglio di tutti, non sopportano la contraddizione, insomma, è un personaggio molto divertente e non mi aspettavo che 14 anni dopo gli Incredibili 2 ripropongono questo personaggio che si vede diventato un po' un culto. Di culto. E ha avuto molto successo perché fa ridere, insomma, vedere sta piccolina. Quando mi hanno proposto il suo personaggio la prima volta, mi hanno fatto vedere la foto, l'ho trovata bruttissima. E quindi, non mi immaginavo di dar la voce a questa tipa lì. Poi mi sono molto divertita perché il bello del personaggio è questa attitudine, questo tono di voce, questa intonazione. Lei dà del darling a tutti, come nel mondo della moda. E dunque mi sono molto divertita a fare questo e spero che non aspetteranno 14 anni per fare il terzo. Non ci sarò. Grazie Amanda. Beatrice. L'avete visto il film, quindi il mio personaggio si chiama, vabbè, il nome vero è Karen, ma in realtà il nome da supereroe è Void. E per me è stata la prima volta, io non sono assolutamente un'attrice, non faccio doppiaggio, non faccio niente. L'unico doppiaggio che ho fatto era alla mia voce per una pubblicità, quindi non penso valga neanche molto. Ed è stato fighissimo, mi sono divertita un sacco, è stato difficile, però bello, alla fine meno male devo fare poche parti, quindi è andata benissimo. E mi piace perché è una mezza matta, in realtà è un po' sfigata in alcune parti. E poi però comunque è super iperattiva costantemente, sempre super felice, però comunque mi sono divertita un sacco, quindi poi parla veloce, l'unica cosa che mi dicevano sempre è che parlavo troppo veloce, mentre in questo film finalmente potevo parlare veloce ed è stato bellissimo, mi sono divertita un sacco, comunque mi è piaciuto un sacco tutto il film in generale. Grazie. Orso? Sì,
È la prima volta che mi trovo precipitato in una cosa di questo tipo. Ho trovato nelle simbiasi di questo, non so come chiamarlo, di questo personaggio, diciamo, a cui do la voce, sì, ma non so come chiamarvi, non è un disegno, non è un umano, come si chiama? Un agente segreto. Ah, sì, non è quello che fa, ma quello che è, cos'è? Un pupazzo, no? Bruto di pupazzo. È un uomo. È un essere umano. Vabbè, insomma, questo essere umano immaginario che ritorna un po' nella fisionomia Humphrey Bogart, allora ho cercato di ricordare un po' Paolo Ferrari quando copiava Humphrey Bogart con questa voce un po' stanca, un po' rauca, un po'. E spero che funzioni. Funziona alla grande. Anzi, c'è troppo poco, mannaggia, la tua voce è lui, che è un personaggio bellissimo. Mister Tim Perry. Eccoci. Io sono molto legato agli Incredibili, perché ricordava Amanda che il film, il primo, è di 14 anni fa e il mio figlio è prossimo ai 14 anni. Questo è stato uno dei primi film che abbiamo visto insieme, anzi, se non il primo, e l'idea di poter essere presente nel sequel per me è fonte di orgoglio, perché poi uno fa sempre la ruota del pavone davanti ai propri figli. È una cosa che resta. Devo dire un grazie grosso come una casa tanto a Roberto Morville quanto a Massimiliano Manfredi, che è il direttore del doppiaggio, che in qualche modo è riuscito a tirare fuori il meno peggio di quello che c'è in me. Ed è stata una piacevolissima avventura. È imbarazzante, nel senso positivo del termine, la qualità, l'iperrealtà di quello che si riesce a vedere. C'è un pezzo del film dove i figli degli Incredibili, incredibili anche loro, guardano i cartoni animati con i quali sono cresciuto io e quelli della mia generazione, ed è imbarazzante vedere proprio due epoche a confronto. Quindi questo è molto forte come impatto. È stata una bella esperienza, speriamo si ripeta. Wonderful. Ok, vai con le domande, prego. Io ho una domanda, però non so se sono in grado di rispondere, perché riguarda, no, l'adattamento ai dialoghi. In America c'è stata un po' una polemica perché nel film ci sarebbero delle parolacce, però io ho visto il film ieri, non mi sembra che ci siano, quindi non so se c'è stato un cambiamento dall'adattamento ai dialoghi. Quindi questo era il mio quesito, credo che non avrò risposto, grazie. Abbiamo l'occasione di sentire l'originale in cuffia. A me personalmente non è sembrato che, per quanto mi riguarda, ce ne fossero. Allora, Rick Digger non le dice, Edna non le dice, Chad non le dice, Void non le dice, sti quattro non le dicono. Quindi. Ok, va bene, vai. Prego. Io? Sì, sì. Okay. Salve, sono qui, Patrizia Simonetti, Spettacolo Maniera Radio Antenna 1. Eccoci. Buongiorno. Allora, siccome tre di voi avete già, insomma, avuto molte esperienze come doppiaggio, mentre per Bebe Dio è una novità assoluta, però so che anche ti piace gettarti in cose nuove, in nuove esperienze, ci racconti un po' che difficoltà hai trovato, quanto ti è piaciuto, cos'è la cosa che appunto ti ha affascinato di più del tuo personaggio? Allora, diciamo, del mio personaggio, appunto, il carattere che è super espressiva. Io sono super fan come persona, cioè io quando vedo una persona che adoro vado e faccio: oh mio Dio, sei tu veramente! E nel film ho dovuto fare la stessa cosa, quindi l'ultima volta mi era successo con Federer e quindi mi ero immaginata davanti Federer e dicevo le cose. Dovevo solo dire l'astica era al posto di Federer, quindi è stato molto figo. E quindi da quel punto di vista là, cioè, sono molto io come personaggio, appunto, che parlo veloce, sempre contento e tutto quanto. È stato molto difficile la parte dove dovevo fare quella arrabbiata, e quello è stato molto molto difficile, penso ci aveva messo lo stesso tempo a dire le due frasette da arrabbiata che tutto il resto praticamente, perché, cioè, io non sono una che si arrabbia molto e quando mi arrabbio tendo a non parlare proprio, quindi non è proprio da me. Però è stato bello, ho avuto la fortuna di aver avuto una persona che mi ha insegnato molto bene e sì, alla fine dovevo fare pochissimo, quindi in realtà non è
però è stato, cioè, mi sono divertita proprio tanto, è stato figo, io no, appunto non sono un'attrice, quindi è stato molto strano dover interpretare questa parte, e ogni tanto mi diceva gesticola un po', fai proprio come fa il film, però non, cioè, non mi veniva tanto da farlo, quindi mi faceva, è stato divertente perché ogni scena mi diceva immaginati questo e pensa di fare questo, e quindi alla fine io ho vissuto tre film diversi praticamente, non era quel film lì, però è stato molto 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 bello, cioè per me comunque è stato bellissimo, anche perché avere un colosso con lei accanto a me era una cosa pazzesca, quindi no, bellissimo. Ok, prego, qui seconda fila, Laura, grazie. Salve, allora, Amanda, io volevo chiedere, visto che lei prima ha lavorato con Carlo Valli, mentre qua con Massimiliano Manfredi, che differenza ha trovato in questa, nelle due direzioni di doppiaggio e gli altri in generale, quali film delle Disney del passato vi sarebbe piaciuto doppiare? La differenza tra Carlo e Massimiliano nella direzione del doppiaggio, tra il passaggio da Carlo Valli a Manfredi. No, è difficile doppiare perché io guardo l'originale in americano. E veramente il dialetto americano è molto lontano dell'italiano. In americano lui dice, oh darling, it's beautiful, ed è cortissimo, la bocca del disegno, oh darling, it's beautiful. Noi in italiano diremmo, ma tesoro, è bellissimo, è molto più lungo, capisce? Dunque c'è un problema lì di riescrivere tutto il dialogo per adattarlo in italiano. L'ho trovato un po' difficile, poi è molto frustrante quando fai il suo doppiaggio perché sei tutto da solo. Io lavoro molto in teatro e sono abituato a un dialogo, cioè il mio partner mi dice una parola, lo guardo in faccia, gli rispondo, eccetera. Lì sei tutto da solo e vedi unicamente, tu dici unicamente la tua battuta, non vedi neanche il resto del film. Io il film l'ho scoperto con voi per la prima volta, io non ho mai visto il film mentre lavoravo sul film. Dunque è una cosa molto difficile, però molto stimolante, mi piace da morire. Perché fare la doppiatrice è un mestiere stupendo, non c'è bisogno di truccarsi. Com'è rivestita quando doppia? Sei rivestita? In giro. In jeans. E domandava il collega il personaggio Disney che preferisco. Una grande, no, una fantasia addirittura, un desiderio del passato, se ho interpretato bene. Ma a me è sempre piaciuto Disney. Poi ne ho saputo un po' di più perché Salvador Dalì aveva lavorato con Walt Disney, dunque mi raccontava un sacco di cose su Disney, avevano fatto un cartone animato insieme, un cartone animato che si chiamava Destino, che durava 6 minuti. E dunque mi raccontava un po' di tutta questa tecnica del cartone animato e mi è sempre stata affascinata da Disney. A me il personaggio che mi piaceva di più era la regina cattiva di Biancaneve. No, perché Biancaneve mi piaceva perché faceva l'aspirapolvere con il nano, mentre la regina era sempre vestita bene. Infatti avete notato che i cattivi dei cartoni animati sono sempre quelli che sono vestiti meglio, Cruella De Vil, Malefica, c'hanno le unghie, tutto. Cosa ci vuole dire? Mi piaceva la regina cattiva, ho sempre voluto fare un personaggio così, un po' cattivo, non la carina, romantica, ma un personaggio. E Edna è un po' così. Ok, Fulvia, prego. Io volevo chiedere appunto ai doppiatori che cosa pensano del fatto che ormai i cartoni, appunto, Disney eccetera, quindi questo ce n'è ancora una prova, parlano moltissimo agli adulti e trattano insomma appunto tematiche molto avanti anche nel sociale, il ruolo delle donne, insomma voglio dire, è cambiato completamente il modo di rivolgersi. Questo che effetto vi ha fatto? Grazie. È la prima volta che in cartoni animati abordano dei temi così attuali, il marito disoccupato è a casa, si occupa dei bambini e della moglie che va a lavorare, e questo è nuovo nel cartone animato. Poi anche la prima volta che si vede tutta una famiglia di supereroi con i problemi delle famiglie, cioè la figlia si ribelle, il bambino che deve imparare a scuola, il marito che non ce la fa da solo con l'ultimo neonato. Dunque sono tutti dei temi nuovi nel cartone animato, ed è bello che la Pixar segue la nostra società e ci propone questo. Io direi che da attore prossimo alla fine della carriera, ormai gli sguccioli
Sono un po' preoccupato per gli attori giovani, perché mi sembra che ormai si vadano sostituendo agli attori in carne ed ossa dei facibili. Un po' alla volta probabilmente chiederanno a qualche prete di turno di prestare la sua immagine che si è fatta poi in movimento, gli daranno delle belle voci e il lavoro dell'attore sarà finito. Un po' distopica. Da fumettaro mi viene da però c'era una differenza, sono cresciuto a Pane e Topolino, Pane e Tex, insomma tutto l'universo di fumetti che i ragazzi della mia generazione, sono del 64, potevano cibarsi. La verità è che da un po' di tempo a questa parte le storie non sono più storie di fantasia. Io ricordo la storia di Paperone e la sabbia della clessidra dell'oasi di Bamba Oissa, che era una storia di pura fantasia. Oggi invece sono molto più calate nella realtà, se sia bene o male non lo so. Certo che c'è la possibilità di una doppia lettura e quindi si va insieme ai propri figli e ognuno poi prende quello che vuole dal messaggio del film, e quindi c'è un momento di coesione. Ecco. Per me la cosa veramente bella del film è che sa essere un film veramente a 360 gradi, parla di tutti gli argomenti, anche essendo molto nel mondo dei social, anche il fatto secondo me di questi schermi che ti ipnotizzano riprende moltissimo tutto il fattore che viviamo sempre. Io lo ammetto anch'io, con il telefono fisso in mano che appena ti arriva la notifica sei portato a guardarlo, che non ce la fai a distogliere lo sguardo, che ogni momento sei sempre lì che vuoi vederlo e vieni proprio ipnotizzata questa cosa. Quindi secondo me anche tutto il fatto di ipnotizzare schermi può riprendere anche un po' tutto il fattore social, che sono una cosa bellissima, che però dall'altro lato comunque ti rincoglionisci un po' su questa cosa. E adoro il fattore famiglia, io poi noi siamo tre fratelli a casa, quindi rivedo moltissimo tutta la situazione, i genitori che lavorano, che comunque bisogna occuparsi bene dei figli e tutto quanto, proprio tutta la fase adolescenziale, riprende veramente il fattore squadra. Io forse perché vengo dal mondo dello sport, cioè sono un atleta, quindi per me ogni piccolo gruppo di persone diventa più una squadra che altro, e lì riescono a collaborare, finisce bene perché solo quando riescono a collaborare bene come squadra riescono a capire che possono vincere in qualche modo, e anche iniziato come squadra è andata bene, quindi secondo me la cosa bella è questa, che può vedere un adulto, può vedere un bambino e alla fine ognuno riesce a leggere, diciamo, un lato positivo di questo. Eccoci, terza fila. Buongiorno, sono Francesca Tutti di Fuori Traccia e Bebe ha involontariamente toccato il punto che volevo toccare io, ovvero l'ipnotizza schermi, il cattivo del film. Chiedo a tutti voi che rapporto avete con la tecnologia e quale pericolo pensate che possa rappresentare stare sempre davanti a uno schermo. Grazie. Io sono abbastanza fatta anche di tecnologia, perché alla fine avendo tante protesi sono proprio vivo di tecnologia, almeno penso il 30% del mio corpo sia tecnologia. E quindi io ci vivo benissimo, cioè io adoro la tecnologia, perché ogni volta che mi inventano un piede nuovo io posso fare cose nuove, ogni volta che mi inventano una mano nuova posso fare altre cose. Quindi sono super pro alla tecnologia e sono super pro anche allo sviluppo proprio tanto di un sacco di cose. E, dall'altro punto di vista dei telefoni e tutto quanto, poi io sono anche nella vita vera, faccio il grafico, quindi io vivo davanti al computer, mi piacciono un sacco tutte queste cose qua, e anche all'università, io faccio anche l'università e vivo con l'iPad, quindi io veramente ho il computer, telefono, iPad fisso addosso, poi le cuffiette, poi tutto quanto, quindi sono sempre molto in carica. La sera tipo mi casino per me. Non sei una donna, sei un campo magnetico. È proprio vero. E c'ho veramente delle centrali nucleari per mettere in carica le braccia, il telefono, il computer e tutto quanto la sera. Quindi no, io so i lati positivi e i lati negativi di tutto quanto, e comunque il mio scopo, avendo tanti giovani anche che mi seguono, tanti ragazzini giovani, la cosa che cerco sempre di passare è tutto il fatto che i social sono veramente una bella cosa, perché puoi mandare un sacco di messaggi. Noi abbiamo anche un'associazione Onlus e io riesco a fare un sacco di cose attraverso i social per l'Onlus, per motivare le persone a fare sport, per portare, diciamo, per far vedere lo sport paralimpico, perché se non fosse per i social un sacco di persone non conoscerebbero lo sport paralimpico e non potrebbero neanche praticarlo, perché non sanno neanche che esista veramente. E quindi per me questo punto di vista qua è super positivo. Dall'altro lato, appunto, starci troppo sopra porta a pensare che quello sia il mondo vero, che il mondo vero non sia fuori, insomma, del telefono. Non so se riesci a
vince. Che cosa? No, stavo parlando di altro. Chi tocca? Vai, prego. Ma se la tecnologia è al servizio nostro, mi sta bene. Quando invece si inverte il rapporto e noi siamo al servizio della tecnologia, un po' meno. Ho qualche difficoltà, per esempio, ad accettare le automobili parlanti. Ultimamente, una volta quando si utilizzavano le automobili, si parlava di prestazioni, comfort, comodità, consumi. Oggi l'argomento di vendita diventa l'automobile parla e chi se ne frega? No, perché insomma alla fine poi uno sembra un mezzo deficiente, lì accendi l'aria condizionata, spegni l'aria condizionata, poi se uno, come dire, non ha tanta voglia di parlare, è molto meglio premere un bottone, scherzi a parte. La tecnologia sta invadendo sempre di più le nostre esistenze e non so quanto sia piacevole. L'altro giorno, per esempio, tre ha avuto un blocco per tutta la mattinata di internet. Io non ho avuto problemi, mio figlio qualcuno ce l'ha avuto. E allora la domanda è, la tecnologia, se poi crea dipendenza e assuefazione, può essere un problema? Riguardo i social network, riconosco la valenza positiva che possono avere in certi casi, ma di fatto noi abbiamo dato in pasto la nostra vita a un signore che sa tutto di noi, ma noi non sappiamo niente di lui, e questo è un po' inquietante. Quando facevo il giornalista e mi dovevo occupare di cronaca, se c'era un omicidio si andava a bussare a casa della persona, si cercava di avere una foto, capire, costruire. Oggi muore una persona, c'è un incidente, vai su Facebook, tagli i colli, insomma, sarà un universo un po' distopico quello che io immagino, ma a me tutta questa febbre da social non è che faccia impazzire. Del resto sono nato analogico e morirò digitale, quindi insomma. Comunque, grazie alla tecnologia Pixar ha fatto un cartone animato pazzesco. E con questo parte l'applauso. Io ho saputo adeguarmi nonostante la mia generazione. Sono passato dipendente, ma adesso riesco a fare un bonifico online e non so fare un paglia. Non capisco dove va a fare. Ormai mi sono proprio adeguato a quella che è la generazione successiva alla mia, fortunatamente riesco a muovermi. La cosa che mi terrorizza è quando mi chiedono, per poter fare una cosa in internet, una serie di informazioni che non ritengo idonee allo scopo, allora mi ritiro. Poi c'è anche una serie di password per ogni cosa. Io una volta ricordavo tutti i numeri di telefono a memoria, era un bel esercizio, adesso basta schiacciare il nome, adesso ci vuole la memoria delle password, che essendo esse complicate non è di per sé facile, per cui è un altro bel allenamento per la vecchiaia. Comunque Orso Maria Guerini tutto attaccato sono più di 8 parole, quindi va bene, basta mettere la maiuscola, sei a posto. Se tu scrivi Orso Maria Guerini già ti dice ok, è difficile. Buona, buona. Grande, grande Orso. Ok. Amanda invece dice che con la tecnologia è arrivata la pizza, sì, e quindi. Sì. Io a casa mia metto l'allarme, sai, e mi dice che mi devo ricordare, ho messo la mia data di nascita. E siccome la cambio regolarmente, mi squilla l'allarme tutte le volte che sono in casa. Non è un'idea brillantissima, Amanda, la riconsidererei. Ma è su Wikipedia, però ci sono varie date di nascita. Per esatto, esatto. La data di nascita, ma come la cambia? Signori, siamo al rush finale, chi vuole concludere questa domanda? Patrizia? Se non ci sono altri colleghi, di nuovo c'è lei, vai. Grazie, io volevo fare una domanda al mio Tiberio. Allora, non so se mi sa rispondere, volevo domandare se aveva notato. Marcia Martini per Diario di un cinefilo. Allora, volevo chiedere se aveva notato anche lei il caso cosa ne pensava delle tecniche comunque sono state usate all'interno del film col fumetto comunque. Ci sono molte scene che sono simili quasi a un fumetto quasi animato. Sì. E volevo sapere. Essendo stato pagato profumatamente dalla Pixar Disney, tutto bene così, no, scherzo. Penso che
penso che ho visto delle cose che non avrei mai potuto immaginare. Se ripenso a quando andavo al cinema, all'epoca era un evento perché ne veniva uno ogni non so quanti anni, lo spazio tra gli Aristogatti e Bianche Berni, ogni morte di vada, insomma, uscivano. Adesso, e vedevi delle cose disegnate a mano, disegno per disegno. Io, essendo collezionista, ho anche qualcosa acquistato a caro prezzo di quelli che si chiamano no, gli acetati, esatto, gli acetati. E vedi la perizia come ha saputo poi trasformarsi in funzionari, rimango a bocca aperta. Ripeto, ci sono dei particolari, perché è tutto curato, non solo il personaggio, ma anche le scenografie, c'è una cura spettacolare. È un film che puoi rivedere più volte e trovi sempre dei particolari. Mi auguro che sul DVD Blu-ray, che arriverà con calma, ancora deve uscire il film, figuriamoci il DVD Blu-ray, ci siano molti particolari del dietro le quinte, perché mi appassiona molto questo, insomma, ecco. Spero di aver risposto alla tua domanda. Grazie. Prego. Posso? Prego. Così per chiudere, volevo chiedervi chi considerate voi dei supereroi nella realtà. Chi sono per voi nella realtà di oggi i supereroi? Dobbiamo già camminare con i tacchi a spilli. Verità della vita. E questa è Amanda. Poi facciamo la rassegna. Beh, posso dare la stessa risposta. Anche tu. Sì, Amanda è solo terzo mondo. Io ho la fortuna di conoscere tantissimi supereroi, diciamo, nel mondo reale. E appunto vi ho detto prima che abbiamo un'associazione Hollus. Per me, vabbè, è un'associazione dei miei genitori e l'hanno creata per aiutare i ragazzi amputati a fare sport, perché appunto lo Stato non passa le prostitute sportive. E allora i bambini, i giovani non possono iniziare a fare sport perché non, diciamo, costano un sacco di soldi, protesi, carrozzine, stampare e tutto quanto. E quindi i miei genitori hanno creato questa associazione per dare una mano a tutti questi ragazzi. E noi per ora siamo quasi 30 ragazzi che vanno dai 6 anni al 27, e per me loro sono i miei supereroi. Cioè, io ogni volta che li vedo mi innamoro follemente. Vedere dei bambini di 6 anni senza una gamba, che non sanno correre ma sognano una gamba per correre tutta la vita, perché hanno visto gli altri ragazzini correre e vorrebbero correre anche loro. E quindi per me uno dei miei supereroi è per esempio questo bambino, uno dei nostri bambini, che appunto abbiamo dato questa gamba per correre. Lui, non sapendo come usarla, non sapendo come correre niente, ha iniziato a correre come un matto perché vedeva gli altri bambini correre. Ha provato a fare anche salto in lungo, però si è schiantato contro la sabbia, però si è rialzato subito e ha iniziato a correre come un matto. Quindi per me i supereroi sono quelli che appunto non si fanno troppi problemi, ma cercano se lo creano il loro superpotere, piuttosto, insomma, cercano di realizzare tutti i loro sogni e tutti i loro obiettivi senza far pesare la cosa agli altri, senza dire alla fine è una persona con disabilità e roba così. No, semplicemente è un bambino, vabbè, non ha una gamba, però nel momento in cui si trova il modo per iniziare a correre, lui corre, se ne frega di tutti, anzi diventa un esempio pazzesco per tutti gli altri. Per me sono... Banalmente, per me i supereroi, penso, anche per quello che è stato il mio passato, penso a quei magistrati che hanno pagato con la vita e con l'impegno, trascurando la famiglia e immolandosi allo Stato. Penso ai vigili del fuoco di Rigopiano, penso ai carabinieri e alla polizia che tutti i giorni sono lì a tutelare la nostra sicurezza e, come dire, sacrificano il loro privato per il sociale. Per me questi sono... Ma sai, questi che hanno salvato quei poveri ragazzi in Thailandia? Sì. Quello già è un film, secondo me hanno già... È già ufficiale. Se lo sono già litigato, c'è già un vincitore. Ok, abbiamo la domanda finale, prego. Cinzia Carcione di lifestylemadeinitaly.it. A proposito di supereroi, se qualcuno vi dicesse che domani potete diventare dei supereroi, quale potere vorreste avere? Me lo chiede sempre mio figlio. Io voglio essere invisibile. Non ci credo. Così non mi vedono, non c'ho bisogno di truccarmi. Sì, poi posso spiare i miei ragazzi, vedere.
volare per evitare le buche della città. Ok, invisibile, volare, orso. Non ne ho bisogno. Orso, niente. Berbice? Io vorrei fare tipo dormire 10 minuti e far sì che tipo... Cioè, dormire pochissimo tempo e avere la sensazione di aver dormito tipo 10 ore. Ah, questo è figo! Fighissimo questo! Ma perché io sono troppo interattiva, cioè bisogno di fare tante cose e dormire mi sembra uno spreco di tempo. In realtà non è per niente perché poi mi ricomisco. E quindi no, vorrei dormire poco ma... Esatto, peraltro c'è la scena del sonno qui che è fondamentale, c'è lui che non dorme nella vita e a metà film dorme. Ma non lo dire a poverino però, eh. Sì, esatto. Una volta ha trovato lavoro come collaudatore di materassi. Ok, allora signori, 19 settembre da noi, da loro è già uscito, sta facendo, è arrivato a 781 milioni di dollari nel mondo. Nel mondo e ha già superato nel mondo Fulvia, già il primo l'ha già superato alla grande, quindi per noi, lo vedremo in Italia il 19 settembre. Ringraziamo questi incredibili quattro meravigliosi di Berio, Berlice, Massa, Francesco.